e mette la brace e fa la sua attività con la punta di petto, noi ci dedichiamo agli ultimi, agli ultimi due vini per stasera, che è molto interessante mettere accanto. Anche qui di nuovo due vini veramente completamente diversi e che dimostrano che in questa zona diciamo c'è spazio anche per altre uve e non solo per il classico Sangiovese, o così pensano loro, dovete confermarglielo. Prego. Ci consiglierete di spiantare tutto e di mettere solo Sangiovese? No, allora il vino che ho assaggiato ora di Cunia è il Campomoro, che è un Cabernet Sauvignon al 100%. Ah, questa è l'unica vigna più nuova che noi abbiamo, nel senso che l'Università di Firenze prima di vendere ha deciso di fare questi nuovi impianti, quindi sono impianti del 2005, Cabernet Sauvignon, solo Cabernet Sauvignon, il nostro. La nostra scelta è stata quella di vinificarlo separatamente rispetto al Sangiovese. Primo perché c'era da una parte un'uva del 70 con certe caratteristiche, non certo carica, no, non certo così ricca, dall'altra parte invece un Cabernet che è stato scelto apposta con dei cloni molto poco produttivi che a tutt'oggi, dopo 10 anni, fanno 500-600 grammi di uva a pianta, quindi veramente pochissimo, quindi una concentrazione estrema. E quindi non abbiamo mai neanche provato a mischiare, cioè avevano caratteristiche talmente diverse che secondo noi non aveva alcun senso metterli insieme, quindi la scelta di fare il Sangiovese da una parte e il Cabernet dall'altra. Questo che assaggiate ora è un 2009, quindi la nostra prima annata in assoluto di produzione. Anche qui secondo noi è un vino che ha bisogno di tanto tempo, perché comunque ha una sua bella struttura e quindi ha bisogno di tanto tempo di affinamento. Stessa vinificazione che per il Sangiovese, cioè per metà fermentato in acciaio e per metà in tini di rovere da 25 ettolitri, e anche l'affinamento lo stesso. L'unica differenza è che in questo caso l'affinamento prima dell'imbottigliamento è di un anno più lungo, quindi fa 3 anni di affinamento prima di essere imbottigliato. E poi è... Ecco, di nuovo c'è la lettura, guarda, ho servito un paio di persone e l'hanno finito prima che finissi il cielo, quindi vuol dire che perlomeno va giù bene, quindi ti rincuoro del... No, poi ora, a questo proposito, non so se vi è capitato appunto versando il fondo della bottiglia, però altra caratteristica dei nostri vini, anche dei rossi, è che possono sul fondo essere un po' torbidi, nel senso che non facendo nessuna filtrazione, nessuna chiarifica, è possibile che ci sia qualcosa sul fondo, che per noi però non è assolutamente un difetto, anzi... quasi un valore aggiunto, nel senso che è comunque qualcosa che non hai tolto prima, cioè lo impoverisci comunque un vino se gli togli tutte queste cose, secondo noi, non è certo... Beh, ogni filtrazione che fai comunque togli qualcosa, che poi può essere qualcosa di buono, qualcosa di cattivo da togliere, comunque togli, quindi diciamo mortifichi anche quelle che sono poi le possibilità evolutive, no? Cioè togli magari qualcosa che lo rende più pulito, più chiaro, più trasparente, però poi gli togli anche qualche magari molecola che poteva evolvere in qualcosa di profumatamente interessante. C'è chi non, per esempio, non filtra mai, non so, Emilio Pepe, se mi sento parlare in Abruzzo, no? Ma dei vini che spesso sono molto difficili da bere perché non travasando mai, non filtrando mai, alla fine nei bicchieri veramente diversi, dico proprio che puzzano, ma quasi, dopo mezza giornata stando lì, sono meravigliosi. Però insomma, se state mezza giornata a tavola è un conto, ma ecco, sono molto difficili da già gestire, però effettivamente sono vini integrali, cioè nel senso in cui non viene veramente tolto niente dell'uva. E anche qui al solito c'è l'uomo che ci mette la sua idea che sta dietro e che può cambiare tantissimo il risultato finale. Questo è appunto 2009, quindi insomma un vino che ha già i suoi 6 anni, Cabernet Sauvignon, diventato famoso in Toscana per da quando insomma Antinori lo mise in Tignanello, poi tutti super Tascano e poi piano piano ha preso la voglia anche di provarlo in purezza. Esistono tanti Cabernet Sauvignon in purezza in giro per la Toscana, più famosi in purezza quasi sono a Bolgheri, ma anche nell'entroterra ci sono delle zone dove il Cabernet Sauvignon viene veramente bene. Anzi, la tentazione di mettere il Cabernet Sauvignon è forte, perché è un'uva che dovunque va, la terza, quarta vendemmia, comunque ti dà un vino piacevole, magari non eccezionale, ma è veramente molto più facile esprimersi col Cabernet
che perlomeno a livelli decenti, ecco, diciamo, quando poi si può fare dei vini di un certo livello, anche il Cabernet Sauvignon non è facile, perché bisogna dargli un senso, cioè è un vino ovviamente fruttato, ovviamente la frutta di bosco è un po' l'archetipo del vino, pensate a Bordeaux, no? La maggior parte dei vini hanno il Cabernet Sauvignon, quindi nell'idea i californiani, quando hanno deciso di fare la loro California Napa Valley, hanno preso il Cabernet, non hanno preso altre uve, hanno preso il Cabernet proprio perché il profumo principale per cui piace il vino, che è diventato poi sinonimo di vino, è proprio il profumo del Cabernet, quindi è un'uva che però rischia di essere uguale un po' in tutto il mondo, infatti alcune caratteristiche ritornano, no? La frutta, a parte il colore, che già quando me l'ho pensato, poi pensate con 2009, cioè pensate alla tenuta del colore, no? Un vino che non ha cedimenti, fra l'altro guardate anche il disco, no? La parte più lontana, guardate come rimane porpora, cioè non è granato, quindi si vede, cioè veramente un impressionante il tannino, il colore che riesce a tenere. Il profumo, il Cabernet Sauvignon ovviamente è sempre piacevolissimo, cioè queste note di frutta di bosco, di mirtillo, di mora, di prugna, che sono immediatamente sinonimo di vino tutte le volte che le sentiamo. In più, nelle zone un po' più fredde a volte c'ha delle note un po' di peperone, che qui sono appena accennate, e poi c'è tutta quella spezzatura che gli viene sia dall'affinamento del legno sia proprio dall'invecchiamento. È un vino famoso per l'invecchiamento, sviluppa profumi di tartufo, di goudron, questo ci vuole qualche anno in più, ma già ora sentite come dal frutto si spazia verso altri profumi. Ecco, in bocca sentite, però non è un vino pulento, massiccio, non è un vino che stanca, è un vino effettivamente che mantiene al palato quello che diceva al naso, un vino molto, però molto piacevole, molto morbido, il tannino, sentite com'è dolce, questo è il senso del fatto di invecchiare e di affinare molto in cantina, vuol dire che quando va sul mercato è un vino prontissimo da bere, cioè questo è un vino che potrà avere una certa evoluzione, ma in realtà è perfetto da bere stasera, cioè ha già la sua complessità, ha ancora un po' di freschezza, andando un po' avanti si rischia di perdere quella freschezza e quel po' di tannino che lo rende equilibrato, quindi è un classico, è la scelta, appunto, alcuni produttori decidono di affinare loro e di uscirlo fuori quando è pronto, altri lo diciamo rendono questo onere al consumatore, normalmente quelli che più stanno in cantina più costano, nel caso di Tunia sono molto gentili e carini, non ce lo fanno pagare quanto dovrebbero, visto 5 anni di... Basta chiedere, gentili e carini, non è che è subito ve ne approfittate, insomma, quindi, grazie, però va bene così, quindi insomma che non è così banale trovare, insomma normalmente i 2009 vanno comprati, comprare ora un 2013 e aspettare 5 anni, ovviamente sapete dove è finita la bottiglia, ecco, insomma non è così semplice, quindi un vino adesso lo proveremo sulla carne, e anche sulla carne c'è chi preferisce vini un pochino più aggressivi, un pochino tannici, un pochino più intensi, e chi invece preferisce un pochino più morbidi, ma quello è proprio un gusto personale, anche qui avremo due vini, sentirete, molto molto diversi nel bicchiere, quindi ci saranno i tipi da Cabernet, i tipi da Syrah, adesso Gabriele ci racconta chi sono i tipi da Syrah.